Sì, oggi è stata una giornata molto importante e questo ce lo testimoniano le relazioni di altissimo livello che ci hanno permesso di discutere tra CREA, Università della Tuscia e altri stakeholder dell'importanza dell'innovazione in agricoltura. L'innovazione in agricoltura che in questa giornata è emerso essere anche e soprattutto quella tecnologica. Parliamo di nuove tecnologie, parliamo di sensoristica, robotica e tutto quello che ci deve permettere di pensare a un'agricoltura 4.0. Quindi fare impresa agricola passa per l'essere estremamente innovativi, perché l'agricoltura è importante, ma allo stesso tempo dobbiamo dare un segnale di innovazione. CREA su questo si sta impegnando insieme anche a tutte le attività del Ministero per la sovranità agricola e forestale per dare un segnale di innovazione agli imprenditori agricoli e a tutto il sistema dell'agroalimentare. Non a caso CREA sarà impegnato nei prossimi giorni a settembre nel G7 dell'agricoltura per dare il proprio contributo e per condividere con tutti gli interlocutori nazionali ma soprattutto internazionali quello che sarà il percorso evolutivo dell'agricoltura e ovviamente della ricerca applicata all'agricoltura nei nostri settori.